Facciamo il nodo testa del turco allungato, ossia il nodo a 5 direzioni per 4 volte. Ok? Allora, bastoncino, forse ne servono due, uno più grande e uno più piccolo, perché il nodo man mano si stringe e quindi possiamo anche iniziarlo su questo più grande e poi passarlo su questo più piccolo, però non è obbligatorio. Adesso vediamo. Allora, come ho già detto in precedenti video, tutti i nodi tranne il classico nodo testa del turco vanno iniziati in questo modo. Filo davanti al bastoncino, incrociamo, ok? Così, in questo modo, passiamo il filo in mezzo e prendiamo il primo filo qui a destra, sopra l'incrocio. Giriamo il lavoro, passiamo sopra a questo e poi andiamo a chiudere il lavoro a fianco al filo d'inizio. In questo modo noi abbiamo creato un intreccio base che però ha tre sole direzioni, vedete? E due volte, quindi dobbiamo, diciamo così, allungarlo e allargarlo. Quindi ripassiamo qui, cioè creiamo aggiungiamo un filo seguendo il filo di sinistra. Quindi seguiamo il filo di sinistra che adesso qui gira, passa a destra e quindi dobbiamo entrare qui. Vedete, cioè noi dobbiamo passare questo incrocio ed entrare qui. Ok? Facendo in modo che non succeda questo, cioè che il filo deve rimanere in questo corridoio qui. Ecco. Questo è molto importante perché se vi va fuori dalla direzione, praticamente noi abbiamo seguito il filo d'inizio del codino, questo, che qui ce l'abbiamo a sinistra, di qua ce l'abbiamo a destra. Quindi ci affianchiamo a quel filo, poi giriamo il bastoncino e passiamo sopra questo, sotto a quest'altro. Giriamo ancora il lavoro, sopra, sotto a questo, che vedete sopra, sotto, sopra, chiudo. Fatto abbastanza largo in modo che vedete bene l'intreccio. L'intreccio è finito. Sono 5 direzioni e sopra 1, 2, 3 e 4 volte. Adesso lo duplichiamo e poi ne rifacciamo un altro, così vedete. Tanto comunque questi nodi vanno sempre fatti a coppie. Quindi seguo l'intreccio. Di solito su questo nodo basterebbero anche due soli passaggi, se però utilizziamo un bastone più piccolino. In questo caso
ne servirebbero tre perché io l'ho fatto molto morbido. Ecco, si finisce sempre entrando col lago su questo intreccio qui che è quello del filo iniziale. Quindi entrando qui, diciamo che io ho finito tutti i doppi passaggi e se continuassi andrei a tre passaggi. Adesso lo lasciamo a due, quindi io entro al centro, che il filo comunque deve uscire sempre al centro. Ecco, vedete che questo rimane comunque sempre aperto. E sono 1, 2, 3, 4 volte, 1, 2, 3, 4, 5 direzioni, ok? Andiamo a fare l'altro. Allora, aspettate che tolgo il filo. Quindi abbiamo detto incrociamo il filo sopra il bastoncino. Prendiamo, passiamo sotto il primo e sotto il secondo. Giriamo il bastoncino sopra questo di sinistra e sotto. Quindi ho fatto sopra, sotto, sopra, sotto. Ok, adesso salto questo incrocio e vado a mettere il lago su questo filo qui. Vedete? Salto sopra, sopra, quindi salto questo incrocio e metto il filo qui. Poi salto questo incrocio e vado a inserire il lago qui. Poi ora ricomincio sopra, sotto, guardate questo filo tante volte si nasconde, quindi sopra, sotto. Sopra, sotto, il filo sta qui in mezzo. Ecco il nodo, è finito. Se io faccio vedere adesso che se cambio il bastoncino, parte che riesco a seguire meglio l'intreccio, però il nodo mi si chiude un po', perché altrimenti rimarrebbe un pochino troppo largo. Mi raccomando, bisogna imparare a seguire l'intreccio perché non bisogna saltare i passaggi, perché altrimenti avremo degli intrecci con il filo doppio, triplo e alcuni che dove il filo rimane sempre singolo. Quindi guardare bene non il filo che lavora, ma l'intreccio del giro sottostante. Ecco qui. Questo è l'ultimo passaggio. Io adesso comunque entro dentro per uscire al centro. Taglio il filo. Vedete che questo è venuto un pochino più piccolino, proprio perché io ho cambiato il bastoncino e si chiude meglio, è un pochino più consistente. Questo qui rimane un pochino troppo morbido. Qualche filo si potrebbe anche, diciamo che questo va passato 3 volte, questo qui invece 2 volte basta. Ok.